Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicronaut, uno su Inazuma Eleven, tra il lampo folgorante. Iniziamo il secondo capitolo. Questo è lo stadio del Football Frontier, è il posto perfetto per le qualificazioni del girone asiatico, vero papà? Bene, l'abbiamo visto, andiamo. Cos'hai visto? Gli interni? Vuoi arredare così casa tua? Ma quello non è Percival Travis. È proprio lui. Ha davvero una bella faccia tosta a farsi vedere vicino a un campo da calcio. Non posso credere che vecchio Ilman non l'abbia messo a capo della squadra nazionale. Come gli è venuto in mente? Sono i mondiali per Bacco. Cosa accadrebbe se combinasse qualcosa di simile a ciò che ha fatto 10 anni fa? Papà? Forza, andiamo a casa ora. Che cosa avrà combinato? Bravo, vada via. Non abbiamo bisogno che ci porti sfortuna. Capitolo 2. Il segreto dell'allenatore misterioso. Va bene. No, 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 ma ancora, ancora. Anche per me. Brava, servici. Povera Fuyuk. Camelia. Marca, il tuo terzo piatto è spazzato da tutta la velocità della luce. L'allenamento inizia oggi, abbiamo bisogno di tutta l'energia possibile. Questi cereali sembrano più appetitosi di quelli dell'altra volta, pancia mia fatti capanna! Perché sono così tanto salati? Oh, mi spiace, volevo fare un esperimento e l'ho preparato io stessa, sono così tremendi? No, Cam Cam, certo che no. Non ho mai assaggiato dei cereali così particolari. Sei sempre così ottimista. Sei proprio un fenomeno. Incredibile. Finalmente ti sei ricordata chi sono. Mi chiamavi sempre fenomeno del calcio, ricordi? Proprio come hai fatto poco fa. Mi confondi con qualcun altro, Mark. Oh, vabbè, non fa niente. Grazie ancora per i cereali, Cam Cam. Ne vuoi altri? Oh... certo. Buongiorno a tutti. Cosa è successo? Sono arrivato giusto in tempo. Perché non resti a dormire nel dormitorio come tutti gli altri? Così non dovresti fare avanti e indietro da casa. Sì. Beh, non riesco a dormire se non sono nel mio letto. Hai bisogno che la tua mammina ti canti la nanna, piccolino? Smettila, Caleb. Non prendertela, Jude. Austin, penso che il fatto che tu non riesca a dormire se non sei a casa sia davvero dolce. Xavier, così non fai che peggiorare le cose. Avanti, l'allenamento inizia subito dopo la colazione. Chi ha finito può andare in campo. Dunque, Fuyuka... questa Fuyuka... devo abituarmi a chiamarla Camelia. Camelia, cucina salato. Cucina, prepara porzioni salate. Un po' come fa anche Nelly. E fin dall'inizio dell'anime, Nelly faceva delle palle di riso, delle polpette di riso molto salate. Che sia stato questo che ha fatto scegliere Nelly come moglie di Mark a posto di Camelia nell'anime, ma chissà. Vai a campo ad allenarti, va bene. Prima o poi qualcuno ingaggerò, ma devo ancora decidere chi. Hidetoshi Nakata sicuro. Nakata, l'accento non so bene dove cade. Però Hidetoshi sicuro. Prima di iniziare ad allenarci per le qualificazioni del girone asiatico, ho qualcosa da dirvi. Troppo bella la voce di Travis. È adatta. Non valete niente. Siete delle nullità. Messi a confronto con le altre squadre, siete ridicoli. Cattivo. Ridicoli? Siete stupiti? Credevate di essere pronti a sfidare squadre di livello mondiale? Blaze, Frost, Sharp e anche tu, Evans. Non crediate di avere i posti da titolare assicurati. Cosa? Per quanto mi riguarda, i risultati del passato non contano nulla. Se volete guadagnarvi un posto in squadra, dovrete lavorare sodo e lottare con le unghie e con i denti. Ma è cattivo lei. Beh, cosa state aspettando? Mettetevi al lavoro. Sì, mister.
Wow, è stato molto incisivo. Vieni a parlare con me quando puoi iniziare l'allenamento. Beh, direi che con questo atteggiamento dovremmo iniziare subito proprio. Tipo now. Sei pronto, Mark? In bocca al lupo. Non è che... sono pronto, però sai... è meglio che con questo allenatore ci diamo da tutti quanti da fare. Wow, bella quello. Forza, Jude! Nathan, dai! Wow, corrono velocissimi. È ovvio, sono di Inazuma Japan. Di qui non si passa al muro di roccia! Colpirà così, Jack! Oh no, Archer ha mancato completamente la palla. L'ha mancata di nuovo, mi fa pena vederlo così. Nathan, passa a Thor! Thor! Presa! Tu a Xavier! Oh no, accidenti! Austin si muove con grande agilità, perché non prova a mai tirare in porta? Stanno arrivando, tu a Jack! Ci penso io, muro di roccia! Fermi! Fermate la palla! Wallside, cosa credi di fare? Eh? Io... non capisco, ho fatto qualcosa che non va, mister... Non ti ho visto avanzare neanche una volta, sei sempre in difesa. Non me ne faccio proprio niente, un difensore sempre sulla difensiva. E tu, Swift, perché hai passato Stahlberg? L'hai fatto perché te l'ha ordinato Sharp? Cosa faresti se non ci fosse lui a tenerti la mano, eh? Ma mister, aspetti un attimo! Ora ci divertiamo un po'. Oh, non capisco... Ah, ehi, che ti salta in mente, sciocco? Ben fatto, Stonewall, bella entrata. Ma... Ehi, Caleb, passala a me, sono libero, passa la palla! Ah, non ci penso proprio. Bene, Stonewall, ora tira in porta. Non sta facendo gioco di squadra. Perché l'allenatore Travis lo incoraggia a essere così egoista? Beh, se è questo quello che vuole, va bene. Non ho intenzione di perdere il mio posto in questa squadra. Accidenti, questa storia non mi piace neanche un po'. Cos'è in mente l'allenatore Travis? In effetti è strano. Meno male che è finito. Ed era solo il primo giorno. Non so se sono portato per una cosa del genere. Allora Mark, cosa ne pensi del nuovo allenatore? Beh, ecco, il suo approccio è di certo molto diverso. Però penso che sia in gamba. Non ha paura di dire quello che pensa. E ha ragione. Abbiamo bisogno di migliorare se vogliamo partecipare ai mondiali di calcio. Beh, sembra che tu sia sicuro che fosse questo quello che intendeva. Ah, cosa combinano quei due? Inseguiamoli. Cosa stanno tramando Sally e Willy? Se vogliono andare a sbaciucchiarsi non possono? Mamma mia, oh, impiccioni. Ehi, voi due! Ho capito bene! Intrufolarsi nella sede della federazione abbassa la voce, scemo! Senti, a te va bene che l'allenatore continui a comportarsi così? No, ma ti sembra un buon motivo per entrare di nascosto in una proprietà privata? Posso sapere quanto tempo sei ad ascoltarci? Da un po'. Perché mai vi dovresti intrufolare nella sede della federazione calcistica? Perché è lì che si trova la documentazione sull'allenatore Travis. Ho controllato tutti i registri possibili e immaginabili, ma non ho trovato niente. Ammetterei che è una cosa un po' strana. Non ci sono tracce del passato della persona che allena la nazionale giapponese. Sì, è molto strano. Infatti, ehi, perché non venite anche voi? Cos'è questo baccano? Qualcuno di voi ha perso il suo orsacchiotto? Non sono affari tuoi, Caleb. Bla bla. Capisco quando sono di troppo. Se restiamo qui ancora un po' non faremo altro che attirare l'attenzione. Dobbiamo andare subito alla federazione calcistica. Archer, Austin, venite anche voi?
In fondo siamo tutti sulla stessa barca. L'allenamento è finito, faccio quello che mi pare. Non hai neanche tu una brutta sensazione sull'allenatore Travis? Che te ne importa? Dai Archer, vieni con noi. Può essere una buona occasione per conoscerci meglio. Grazie, Madame Miretta. Non vale la pena conoscermi. A dopo. Ma che problemi ha? Tu sei l'unico a cui si rivolge in maniera normale, Mark. Forse è perché sei il capitano? Lasciate perdere, dobbiamo sbrigarci. La sede della federazione calcistica chiude tra poco. Ora puoi accedere alla sede della federazione calcistica nell'area sud di Tokyo. Va bene, andiamo nell'area sud. Ma qui si potrà accedere ora? No, non ancora. Ah sì, che dobbiamo uscire dalla mappa, dobbiamo uscire Tokyo Sud e federazione calcistica. La sede della federazione. Dobbiamo entrare e trovare la documentazione sull'allenatore prima che qualcuno ci veda. Ok. Non perdiamo tempo, allora un attimino che esploro, veloce veloce, eccolo qua. Va bene, entriamo a questo punto. Con chi parliamo? Con la signorina? No, con la signorina no. Però attenzione. Oh, extra, attacco più buona, potrebbe servirci fin da subito. La porta era qua dietro. Ok, eccolo qui, va. Già te lo segnalano. Nessuno ci disturba, strano. Travis... Ecco, l'ho trovata! Ci abbassa la voce, caprone! Siete buoni voi due, ci sentirà troppo tardi! Ehi, voi cosa ci fate qui, eh? Come vi è saltato in mente di entrare di soppiatto in questo modo? Avete un torneo molto importante a cui pensare. Scusateci. Non avrebbero dovuto mettere Travis a capo della squadra. Quell'uomo rovina tutto ciò che tocca. Cosa intendi dire? Cosa ha rovinato? Nessuno ve l'ha parlato? Già. Immagino di no. Volete vedere la documentazione su Travis? Bene, ve la mostrerò. È giusto che sappiate la verità. Ok. Cosa? L'allenatore Travis ha fatto squalificare una squadra! Qui dice che allenava la squadra di una scuola chiamata Cherry Blossom Junior High. Si parla di 10 anni fa. Pare che la Cherry Blossom stesse andando molto bene nel football frontier di quell'anno. Ma l'allenatore Travis fu coinvolto in un incidente e fece ritirare la squadra poco prima della finalissima. Un incidente? Che tipo di incidente? Ecco perché dicevano che rovina tutto ciò che tocca. Come facciamo a fidarci di lui allora? Cosa vuoi dire? Come possiamo non fidarci di lui? È il nostro allenatore! Beh, sì, ma... E poi se non ci fidiamo di lui è come se non ci fidassimo dell'allenatore Hillman. È stato lui a sceglierlo, dopo tutto. Ascoltate. Un attimo, scusate, Silvia. Pronto, Celia? Scusa, ma qui sta succedendo qualcosa di strano. Ci sono delle persone a scuola che chiedono di Mark. Credo siano stranieri. Solo che non so cosa dire. Potete tornare qui subito a darmi una mano? Degli stranieri che chiedono di Mark? Chissà chi sono. Dobbiamo tornare subito alla Raimon. Bene, torniamo alla Raimon allora. Vediamo chi sono questi stranieri. Ok, abbiamo sconfitto una squadra al volo. Chi sono questi? Per la miseria, amico, quante volte te lo devo ripetere? Mark e Evans, lo conosci o no? Beh, veramente, io... Sì, non so cosa... Io sono solo il preside. Eccolo lì. Ehi, Evans! Wow, è ancora più bastino dal vivo. Come va, Danetto? Non chiamarmi così, non mi conosci neanche. Calma, amico, calma, non ti agitare. Non si può neanche scherzare con te. Vogliamo solo conoscere il capitano della squadra che ha salvato il mondo dall'invasione aliena. Tutto qua. L'invasione aliena? Intende l'Alius Academy? Ma non hanno scoperto tutti quanti gli altri che poi in realtà era solo... Erano solo persone normali, non l'hanno detto? Guarda, quello non è Dolph Hansen!
Non ci posso credere, è proprio lui! Dolph Ezer, qui è Dolph Ezer, qui è la nostra scuola! Dolph, Dolph, sei bellissimo! Ma ciao, passerottine, quanto entusiasmo! Siete davvero adorabili! Sveglio! Passerottine? Hansen... Hansen... Ma certo, ora ricordo! È il capitano della squadra australiana che partecipa all'FFI, i Big Waves! Non è solo un bellissimo ragazzo, è anche un surfista fuori classe, le ragazze vanno pazze per lui. Ehi amico, è vero, sei un surfista! Mitico, andiamo in spiaggia allora, conosco dei punti in cui ci sono delle onde pazzesche! Beh, cavalcare le onde con uno come te, non penso proprio, amico. Noi in Australia impariamo a stare sulla tavola prima ancora di iniziare a camminare. Mi spiace, amico, ma le onde che avete voi qui sono una barzelletta per noi. Cos'hai detto? Senti un po', bel damerino! Lascia stare, Harley! Ah! Non hai alcun senso dell'umorismo, vedo. Rilassati, amico. Ma ci picchia. Che cos'è stato? Ehi! Cosa state facendo? Non mettetevi in guai a meno che non vogliate affrontare la vergogna di una squalifica. Ci scusi, mister. Allenatore Travis, non c'è motivo di arrabbiarsi così. Bah, andiamo ragazzi, abbiamo già visto abbastanza. Questi di Nazuma Japan non hanno speranze contro di noi. Non si fidano neanche del loro allenatore. Campioni del mondo? Sì, certo. Ciao perdenti! Mamma mia che bastardo. Maledetto. Quanto sarà bello distruggerti ai mondiali. Tornate tutti al dormitorio e riposate, datemi retta. È meglio che non arrivate tardi all'allenamento di domani. Avete visto come si sono mossi insieme? Hanno cercato Harley prima ancora di avere la possibilità di reagire. Pazzesco. Quando hanno iniziato a girarmi attorno in quel modo, mi sono sentito in trappola, mi mancava l'aria. Come se fossi stato rinchiuso in una bara. State tutti bene, la cena è pronta. Quando vi va di mangiare, venite da me. Parla con Silvio quando è finito di allenarti. E beh, dai, andiamo avanti allora. Domani sarà una bella sgaloppata all'allenamento. Oh no, si è fatto tardi, devo andare. Ah, ma quello non è l'allenatore Hillman? E quello è Archer. Cosa stanno facendo? Non ti interessa. Eccoli qua. Jordan, passa qui, sono libero. Bah. La squadra sta disintegrando. Colpa di Caleb. E poi nessuno si fida dell'allenatore Travis. Questo di certo non aiuta le cose. A proposito, dov'è l'allenatore? Ah, se n'è andato. Oggi c'è sotterraggio per le qualificazioni del girone asiatico. Ah, già. Anche noi dobbiamo essere all'ora di pranzo. Chissà quali squadre di livello mondiale dovremmo affrontare. Non faccio altro che pensare alla velocità di quei giocatori australiani ieri. Erano davvero a livello superiore. Non vedo l'ora di incontrarli. Poter vedere come giocano le squadre di tutto il mondo sarà davvero divertente. Solo che le cose della squadra non sembrano andare molto bene. Riusciremo ad andare avanti se continuiamo a giocare così? Ah, non so cosa fare. Allenatore Hillman, nonno, per favore aiutatemi! Ciao a tutti, siamo venuti a vedere come vanno le cose con la nostra nazionale! Ragazzi! Ciao Kevin, ciao a tutti, come state ragazzi? Siete pieni di lividi e graffi, vi state allenando? Certo, saremmo sciocchi a non farlo con le regole speciali della FFI per sostituire i giocatori. Eh? Di quale regole speciali parli? Non lo sapete? È possibile cambiare tutti i giocatori di una squadra tra una partita e l'altra. Anche se ora non siamo nella squadra, non vuol dire che non entreremo a farne parte se qualcuno di voi combina qualche guaio. Non ce ne saremo con le mani in mano a piangerci addosso. Lotteremo per i nostri posti. Ce la faremo, vedrete. Kevin, ragazzi. Quelli che sono stati scelti dovranno portare avanti le speranze e i sogni di chi non ce l'ha fatta. Non dimenticatelo mai. L'altra rimane aveva ragione. Non dobbiamo sprecare tempo ed avere paura, dobbiamo lottare. Per Kevin e tutti gli altri. Ah, Marco, ho dimenticato di dirti che prima ho incontrato due ragazze vicino al fiume e cercavano te. Avevo fretta e non ricordo che faccia avessero. Forse sono tue amiche? Delle ragazze? Hai un fan club ora, Mark?
Ma che dico? Ovvio che no. Chiarano Mark, non sei curioso? Dai, c'è tempo fino al sorteggio. Se facciamo una corsa felice sarà come allenarsi. Andiamo! Due ragazze... Che possono essere? Non ne ho la più pallida idea. Oh! Beh... È strano. Pensavo di conoscere la zona intorno alla Raymon come le mie tasche, ma non ero mai stata qui prima d'ora. Non eri mai stata qui prima d'ora? Victoria, ci siamo venuti per affrontare, cioè per cercare Nathan negli altri, ti sei dimenticata? E dai, Victoria, devi incontrarmi con il mio dottor Sacchiotti, diamoci una mossa! Cosa siamo venuti a fare qui? Beh, per vedere Mark. Victoria, Suzette, ciao ragazze! Allora sì. Che succede? Dove si è nascosto il mio piccolo tesoruccio? Avanti, dov'è? Dove l'avete nascosto? Ah, ecco, temo che se cerchi Eric... Stai scherzando, vero? In America? Vuoi dire che è partito per gli Stati Uniti senza dirmi niente? Non ci credo, bugiardo! Invece ci devi credere. Poverino! E invece porta la pena, e come? Sono due persone molto vivaci, vero? Puoi dirlo forte, sono due vecchie amiche che ci hanno aiutato ad affrontare l'Alius Academy. Amiche? Oh, che bello. Non fare quella faccia triste. Ora anche tu sei un'amica della squadra, Camellia. Grazie. Ehi, Mark, facciamo una partita in onore dei vecchi tempi? Ho una squadra fortissima. Hai messo su una nuova squadra? Ovvio, una squadra tutta femminile. Ero triste per non essere stata chiamata per le selezioni e ho dovuto inventarmi qualcosa. Allora ho messo insieme una squadra di ragazze tostissime e ci siamo allenate. Vuoi vedere quello che sappiamo fare? Puoi scommetterci, andiamo! Ma Mark, i sottegizio tra poco! Ah. Ok, allora, parla con Vittoria per giocare un amichevole. E giochiamo questa amichevole, allora. Girls All Stars! Bella sta canzoncina, dai. Ok, io sono pronto. L'attacco. Ma sapete che c'è l'attacco in realtà? Lui non ha niente. A parte doppio tocco. Ok, allora andiamo. Oh, attenzione. Non è male, eh. Non è male. Potrebbero darci del filo da torcere. Allora, giochiamo. Vediamo un po'. Oppala. Ah, non ho lo scatto. Non ho nessuna mossa per scartare. Bomba fasulla, ma no. Ah. Un vero peccato. Vai, Stoutberg. No, Jack, Jack. Bravo, Jack. Mettiti lì. Volo della farfalla. Ah. Ora si è consumata tutti quanti i punti tecnica che poteva. Muro di roccia. No, niente muro di roccia. Goal! E ne arriveranno altri. Ma zitta. Mo però ci sta per voi. E vado al massimo della potenza, non me ne frega niente, mi consumo tutto. Tormenta di fuoco! Basta, consumo tutto, via. Vai, prenditela in bocca, bemmete! Oh. Cerchiamo di tenerla anche sul 2-1, va bene. Inghiata letale. E invece no! Gol! Gol! Forza, continuiamo così! Bene. Certo, io cercherò di farne un altro, però se ne facciamo
solo due, se rimaniamo sul 2-1 va bene pure, eh. L'importante è vincere. Tu pure vai tranquillo, vai tranquillo, Stoutberg. Vabbè, 4. Qualcun altro? Almeno so che il tiro sarà qualcosa di debole se tiro... Niente, è finita meglio, meno male. Non si poteva mai sapere, se la passava a su 7 era a due pari. Vabbè, dai. Attenzione, Todd, tiro della cometa? Va bene. Insomma, a livello 10 non è male, però per le qualificazioni per la prima partita sarà dura, eh. Che partita, se voglio di farne un'altra non ci tiriamo indietro, ma forse hai altro da fare ora, giusto? Sì, immaginavo. Bene, per oggi può bastare. Grazie. Boh, è stato troppo divertente, proprio come vecchi tempi. Mi ero dimenticato di quanto fosse bello giocare con voi. Rifacciamolo presto, ok? Abbiamo sempre voglia di giocare, basta che tu me lo dica. Benissimo, Mark, poter giocare con le altre squadre quando ti va. Mi potrà servire per allenarti un po'. Esatto. Proprio così, mi offro volentieri per gestire queste partite. Con calma, giovanotto, ci pensiamo noi! Quelle voci, ma sono... Esatto, gli unici, gli inimitabili, fratelli veteran. Prima ci sono io, più grande. Poi ci sono io, quello di mezzo. Infine ci sono io, il più giovane. Siamo qui per gestire tutte le tue partite al di fuori della competizione. Ti offriremo la possibilità di avviare le care vecchie amichevoli per avere un'istantanea e eccitante gratificazione calcistica. Beh, in realtà sarei preso le farwell a offrirtele, ma... Sì, insomma, hai capito. Se sentirei bisogno irrefrenabile ti farò una partita, parla con i presi di firewheel e l'ingresso del dormitorio. Va bene, ne faremo il tifo per voi, passo dopo passo. In Azuma Japan, nipipurra! Ma volevo occuparmene io, uffa. Non te la prendere, Willy, e tu, Mark. Parla con i presi di firewheel ogni volta che ti andrà di fare una partita. Chissà, potresti addirittura incrociare un'altra fantastica squadra come la nostra. Comunque ora dobbiamo andare a sorteggiare le qualificazioni del Football Frontier International. Se facciamo tardi, l'allenatore Treviso si arrabbierà. Ah, mi era passato di mente, faremo meglio a precipitarci alla sede della federazione calcistica. Bene, andiamo subito a vedere. Chi è la nostra prima squadra, poi possiamo anche fermarci. Oh, allenatore, signor preside. Ah, eccomi qui. Andiamo, ragazzi. Il sorteggio sta per iniziare. Chi so contro chi dovremmo giocare? Spero che siano delle mezze calzette. Come no? Una di quelle mezze calzette che di solito arrivano alle qualificazioni mondiali, giusto? Dai, Jack. Andiamo, ragazzi. Beh, vediamo allora chi sarà, dai. Sono super eccitato di sapere chi è la prima squadra da affrontare. Signore e signori, l'attesa è finita e il sorteggio per le qualificazioni del girone asiatico della FFI sta per iniziare. Arriveranno alla fase finale della FFI le squadre che vinceranno i turni di qualificazione in ciascuna delle 5 parti del mondo. Con questo sorteggio stabiliremo quali squadre si affronteranno nel girone asiatico. Solo una arriverà alla fase finale. Chi riuscirà ad arrivare al Liocot? Liocot o Liocot? Dovrebbe essere Liocot. Diciamo Liocot. Chi riuscirà ad arrivare al Liocot per la grande finale? C'è solo un modo per scoprirlo. Iniziamo il sorteggio. Prima di tutto procediamo ad assegnare una lettera E a un numero della nazione coreana, i Fire Dragon. La Corea è considerata una delle favorite della regione asiatica. Le altre squadre di certo non sapevano sperare di affrontarle per prime. Per la Corea, 3A. Alla Corea va il numero 3 e la lettera A. Ora è il turno dell'Australia con i Big Waves. Anche loro sono una squadra fortissima. Ah, quei tizi di ieri. Per me non valgono niente, amico. Harley, sta buono. Per l'Australia, 1B. 1B, e Big Waves va il numero 1 e la lettera B. Qatar, 2B. Arabia Saudita, 4B. Ora è giunto il momento di scoprire con chi si scontrerà la nostra Inazuma Japan. Chissà se i loro primi avversari saranno l'Australia, il Qatar, l'Arabia Saudita. O forse la potente Corea? Oh, basta, non stiamo più nella pelle. Perché non ce lo dice basta? All'Inazuma Japan, la nazionale giapponese va!
1A e il numero 1 è la lettera A. I primi rivali del Giappone nei turni di qualificazione del primo torneo FFI della storia saranno gli australiani Big Waves. La partita si terrà tra 2 giorni. Saranno 2 giorni di grande attesa ed emozione. Un torneo che vorrei vedere. Aspetta, lo vivo! Tieni, Mark. Questo è lo schema del sorteggio delle qualificazioni del girone asiatico. Dunque siamo noi, Giappone, Raimon, Corea Fire Dragon, Uzbekistan, Red Viper, che non si qualificano, infatti passa la Corea, e andremo in finale contro la Corea, Cina, Arabia Saudita, ok. Mi sembra che passa la Corea. Puoi dargli un'occhiata quando vuoi, basta aprire il menu, selezionare info e poi tabelloni FFI. Quindi il primo incontro sarà con una delle favorite, eh? Beh, sappiamo già che non sarà una passeggiata. Ho saputo che hanno una formazione segreta che è in grado di neutralizzare del tutto l'attacco degli avversari. Dopo aver visto quello che hanno fatto l'altro giorno, la cosa non mi sorprende. Cosa ci facciamo qui? Saremo in grado di battere una squadra del genere? Non vedo l'ora di scoprirlo. Ragazzi, è questo il bello dei mondiali. Affrontare le squadre più forti al mondo sarà fantastico. Mark, più difficile è la sfida, più motivata e piena di entusiasmo. Tipico di Mark. Grazie Marco, ora mi sento un po' meglio. Siamo arrivati fin qui. Dobbiamo impegnarci a mettercela tutta. Ben detto, ora torniamo alla Raimon e iniziamo l'allenamento. L'Australia non ha speranze contro di noi. Evviva! Insomma, torna alla Raimon per allenarti. Va bene Cucci, questo video termina qui. Abbiamo scoperto che la prima squadra da affrontare sarà proprio da Big Waves. E non vedo l'ora di far mangiare un po' di terra giapponese a loro. E come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter e per la pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.